una spaccata senza bottino. Irruzione dei ladri nella notte alla Oman Caffè di via Pannilani a Como. I malviventi, dopo aver spaccato l'allarme con una mazza e sfondato un muro, sono entrati in un capannone e avrebbero perfino mangiato e bevuto nella struttura fra una cassaforte e l'altra. Dopo la visita, però, i ladri sono scappati nei boschi senza portare via niente, nemmeno i contanti all'interno dei capannoni, forse messi in fuga dall'arrivo delle guardie giurate. Sulla vicenda indaga la polizia. 10 anni di carcere e risarcimento del danno da 50.000 euro. Questa è la condanna del Collegio del Tribunale di Como per un trentenne di Rovello Porro che tra il 2013 e il 2014 avrebbe violentato 2 volte la ex compagna mentre era gravemente malata e costretta a letto. L'uomo l'avrebbe molestata e minacciata in più occasioni, accusandola di voler tornare con il marito da cui aveva avuto una figlia. I fatti sono gravi, hanno scritto i giudici nella sentenza e l'imputato non ha mostrato alcun segno di ravvedimento. Ladri nella notte a Lomazzo, al centro sportivo di Via del Filagno, un bottino di 500 metri di linea elettrica. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione del paese per la società che gestisce l'impianto e la 25esima incursione negli ultimi 4 anni.